tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, vi do il benvenuto a questo nostro appuntamento settimanale fisso del giovedì insieme a Giuseppe Lauria. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Stefano e ben ritrovati. Senti Giuseppe, questa settimana, altra settimana molto importante, molto movimentata. Parleremo un po' di tutte le commodities in questo appuntamento ormai apprezzatissimo che ci dà modo e tempo di andare con ogni approfondimento necessario e che le persone si stanno piano piano appassionando, a cui le persone stanno piano piano appassionando e che diciamo non ha l'esigenza dei tempi televisivi, ti abbiamo visto poco fa oggi stesso alle fonti TV, poi mercoledì hai un appuntamento fisso su Market Briefing, lì chiaramente i tempi sono limitati, ma poi le persone che ti seguono hanno imparato appunto ad apprezzare questo appuntamento settimanale. Da che materia prima iniziamo oggi? Possiamo iniziare dal petrolio, Perfetto, sicuramente. petrolio che si è mosso parecchio, quindi direi ottima scelta. Prego, Giuseppe. Perfetto, allora io inizierei con il petrolio senza dubbio. Ci sono delle situazioni molto, molto importanti che hanno condizionato il prezzo, hanno praticamente determinato queste recenti oscillazioni che abbiamo visualizzato. Siamo sempre chiaramente su un grafico giornaliero e queste oscillazioni che abbiamo visto, questa ripresa del prezzo da questo livello che era un supporto individuato in area 35-36 dollari per barile, queste due candele giornaliere di 2 giorni fa e di ieri hanno calamitato il prezzo in area, attualmente siamo in area 39-40, ma c'è un motivo, ci sono delle ragioni. Io innanzitutto invito sempre le persone che mi seguono, insomma, le persone che apprezzano e che seguono costantemente le mie analisi, invito sempre a dare un'occhiata al dollar index, al dollaro, alla situazione del dollaro in relazione alle altre valute. Perché? Perché è chiaro che un rafforzamento o un indebolimento del dollaro oggi continua un certo rafforzamento. Siamo in area 93, ho visto proprio di recente il grafico del dollar index. Beh, un certo rafforzamento del dollaro può andare e va ad influire su alcune materie prime ben specifiche. Quindi diamo sempre un'occhiata al di là dei report e di tutto quello che ho sempre indicato, sempre suggerito di monitorare, diamo sempre anche un'occhiata al dollar index, così come gli indici che ho suggerito per avere un quadro un po' più chiaro delle varie situazioni. Abbiamo parlato del Baltic Dry Index, del CRB Index, sono tutti elementi utili che servono per rendere l'idea rispetto a quello che sta succedendo, sta accadendo e dal punto di vista dell'economia reale e chiaramente dal punto di vista prettamente finanziario, legato quindi ai mercati, e c'è questo mix di elementi danno quindi. Forniscono quindi questa oscillazione che noi visualizziamo sui grafici. Cosa sta accadendo sul petrolio? Abbiamo visto che l'American Petroleum Institute ha rilasciato un dato molto importante sulla riduzione delle scorte, pari a 9,5 milioni di barili. Le quotazioni del petrolio sono state anche sostenute da questi dati che forniti anche dall'EIA, poi parleremo anche dei dati EIA, però quindi dell'Energy Information Administration, molto molto importanti, che vanno seguiti costantemente, periodicamente. Parliamo di dati settimanali che vengono pubblicati. Altro elemento che ha dato una certa spinta
al petrolio è il discorso relativo, ad esempio, all'uragano. Abbiamo parlato dell'uragano Laura qualche settimana fa, una decina di giorni fa. Oggi ci siamo trovati di fronte all'uragano Sally, che dopo Laura ha destato comunque delle preoccupazioni in specifici territori dell'America. Penso ad esempio al Golfo del Messico e i territori della Louisiana, dove sono presenti cioè ad esempio il famoso Henry Hub, che è un riferimento per quel che riguarda il natural gas e quindi i prezzi del natural gas. Quindi l'uragano Sally cosa ha condizionato negli Stati Uniti? Bisogna pensare, ad esempio, che ha portato un blocco della produzione. Si parla di circa 500.000 barili giornalieri, senza dimenticare chiaramente il 28%, ha intaccato anche sul 28% dell'output, scusate, rispetto al gas naturale. Quindi questi elementi sono fortemente condizionanti rispetto ai prezzi. Quindi l'invito che io faccio sempre è di monitorare anche le notizie, lo stesso meteo, il clima, che in America, soprattutto in questo periodo, può generare dei contraccolpi sulla produzione. Al netto chiaramente di tutto quello che abbiamo raccontato e di quello che sta accadendo sul mercato del petrolio. Dicevamo i dati dell'Energy Information Administration, quindi dati pubblicati in questa settimana, segnano un meno 4,3 milioni di barili di scorte di petrolio, però è chiaro che questo, a mio avviso, dà sì un certo cauto ottimismo, ma allo stesso tempo io vedo un po' questi dati come una sorta di goccia in mezzo al mare. Perché? Perché la situazione è ancora molto molto preoccupante, un po' a macchia di leopardo. Addirittura la British Petroleum, proprio di recente, in realtà già nel mese di giugno, aveva annunciato il taglio del 15% della forza lavoro a causa del ridimensionamento della domanda, quindi a causa della pandemia, e ha calcolato circa 10.000 licenziamenti fino a fine anno. Perché do questa notizia insieme a quelle altre che cerco sempre di dare, per far luce, per offrire un quadro ampio e chiaro sul comparto petrolifero, su quello che sta accadendo anche alle stesse aziende legate al settore oil e gas. Quindi il consumo chiaramente si è molto molto ridotto, la domanda si è molto molto ridotta. Oltretutto, sempre British Petroleum cosa dice proprio in questi giorni? Che non solo la pandemia, che ha condizionato il rapporto tra domanda e offerta, ma c'è un certo atteggiamento verso grandi, gli stessi governi e molte aziende, verso un'energia pulita, un'energia verde, che allontana sempre di più dai combustibili fossili. Cioè la British Petroleum ha fatto un discorso a medio lungo periodo, andando a toccare anche delle tematiche particolarmente importanti e sensibili relativi ai discorsi sull'inquinamento e quindi a tutto quello che i combustibili fossili possono e hanno generato, hanno condizionato rispetto al clima. Ecco. Ritornando sul petrolio, prima di andare ad analizzare il grafico, anche se c'è davvero poco da analizzare, io sto sempre monitorando il supporto in area 35, e chiaramente il prezzo può essere ricalamitato all'interno di questo estenuante trading range che abbiamo visto, tendente al rialzo, che abbiamo visto già da diverse settimane, da diversi mesi. Altro aspetto, abbiamo sempre raccontato il famoso rapporto Baker Hughes, che fornisce dal
1940, le statistiche sulle perforazioni, sul numero delle trivelle, segna praticamente il numero degli impianti che sono in essere, ha segnato e continua a segnare a un livello tra i 180, 181, 179, insomma siamo scesi profondamente da quella media dei mesi addietro che andava tra i 600 e i 700, addirittura c'era una media di 800 impianti negli anni precedenti a questa situazione attuale, proprio perché è un mercato molto molto condizionato dall'offerta fondamentalmente. C'è una richiesta, io dico sempre a macchia di leopardo, faccio sempre l'esempio della Cina che fatto, lo ricordo, nel mese di maggio, nel mese di giugno, dei record importanti di acquisti di petrolio. Ci sono delle ragioni molto molto precise rispetto a questo atteggiamento della Cina, che ha approfittato dei prezzi bassi. A tutto questo una notizia che è passata un po' in sordina, e mi riferisco ad esempio alla Libia. E lì entra di nuovo in gioco la geopolitica. Cosa si sta accadendo? Sembra che il generale Haftar, insomma, ha fatto sapere di porre fine al blocco degli impianti petroliferi, che in realtà è un blocco che è partito da inizio gennaio, quando si sono verificati dei contraccolpi interni al paese, che hanno condizionato anche delle oscillazioni che abbiamo visto graficamente sul petrolio. Ricordo la reazione della National Oil Corporation, che è una compagnia importante petrolifera libica, che condannò aspramente i voleri del generale Haftar, che sul blocco della produzione e dell'estrazione, quindi dell'export per quei pozzi controllati dalle forze a lui fedeli. Quindi ci sono una serie di elementi da prendere in considerazione. Per questo il mio invito è sempre quello di andare a monitorare a 360 gradi. Io mi rendo conto che è complesso e difficile cercare di approfondire in maniera così dettagliata, però tutti questi aspetti sono utili poi per entrare a mercato, attenzione. È così, io lo vedo rispetto alla mia esperienza e tutti i miei studi, tutti i miei approfondimenti quotidiani, costanti. Cerco sempre di non distrarmi mai rispetto a quello che accade. Hanno portato delle, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, hanno portato comunque dei frutti importanti. Come già sottolineato in altre occasioni, e come già sottolineato per esempio dal ministro dell'energia Alexander Novak, lo dicevamo giovedì scorso, oppure dalla stessa OPEC, si prevede una diminuzione della domanda tra i 9 e i 10 milioni di barili giornalieri. Anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha ridotto le previsioni di crescita della domanda mondiale a 91,7 milioni di barili al giorno. Quindi c'è una contrazione di 8,4 milioni di barili su base giornaliera, su base annua. Sempre l'Agenzia Internazionale evidenzia anche un aspetto molto importante, a mio avviso. Sembra che molte società siano alla ricerca di petroliere per l'immagazzinamento del greggio. Perché? Perché i prezzi deboli che vediamo sul grafico, cioè c'è la volontà fondamentalmente di immagazzinare, anche perché c'è difficoltà a vendere, e attendere in un futuro prezzi un po' più elevati, e quindi per ricavare maggiori profitti. Per renderci ancora conto sulla situazione che sta vivendo il mercato in maniera ancora molto molto dettagliata, io sono andato a vedere anche un po' il contesto americano. Abbiamo parlato e raccontato, narrato
della situazione drammatica vissuta dalle compagnie legate allo shale oil, beh, di recente ho letto che le operazioni di fracking, che è quella metodologia, quel tecnicismo che serve ad estrarre, sfruttato in America con tante polemiche e quant'altro, che ha permesso agli americani di arrivare ad estrarre anche 13 milioni di barili al giorno. Quindi il fracking ha raggiunto quest'anno, le operazioni di fracking hanno raggiunto quest'anno il minimo storico per quel che riguarda il personale impiegato. Quindi si calcola che nel mese di maggio, ad esempio, si è calcolato circa un centinaio di squadre di lavoro. Quindi si è iniettato, mettiamola così, sempre meno sabbia nel terreno, all'interno delle rocce, per al fine di aumentare le aperture, le fessure che consentono poi la fuoriuscita del greggio. Questo avviene, chiaramente i tecnicismi sono difficili da esternare, però in parole povere avviene un po' questo, ecco. Questo per quanto riguarda l'America. Abbiamo parlato degli atteggiamenti di Donald Trump, del governo che ha aiutato le compagnie petrolifere, non solo, anche gli agricoltori. Anche lì c'è un aspetto importante, soprattutto gli agricoltori della soia. C'erano già degli indizi che già da mesi addietro facevano immaginare un atteggiamento di apertura da parte del governo Trump, anche perché ricordo che si vota a novembre e il voto degli agricoltori, e non solo, pure il voto di territori legati a quei settori è fondamentale, importante. Dall'altro lato dell'oceano, in Cina, continuano le strategie e i progetti volti ad ampliare i siti di stoccaggio, e focalizzando l'attenzione sulla domanda, la Cina ha rallentato, sì, gli acquisti negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda i mesi di settembre e di ottobre, però i primi segnali di ripresa li abbiamo avuti proprio dalla Cina, che ha acquistato, e mi piace ancora una volta ricordarlo perché è un record, ha acquistato nel mese di giugno, ha importato 12,9 milioni di barili di petrolio al giorno, superando gli stessi massimi di maggio, pari a 11,3 milioni di barili. L'obiettivo della Cina è quello di garantire l'approvvigionamento non solo di petrolio e quindi di energia, ma anche delle stesse materie prime agricole. Dopo vedremo quello che sta accadendo, ad esempio, sulla soia. Uno degli obiettivi è quello di implementare la fiducia nel paese e garantire non solo sicurezza energetica ma anche alimentare. Al netto di tutti questi episodi, è chiaro che c'è una riunione importante dell'OPEC Plus, quindi c'è un problema legato ancora all'Arabia Saudita sta facendo di tutto per cercare di monitorare, di controllare il rispetto delle quote che sono state decise mesi addietro da parte dei paesi membri dell'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Beh, si è passati quindi da questa guerra dei prezzi innescata tra sauditi e russi, quindi un atteggiamento, lo ricordiamo, molto molto rigido, drastico, duro, ad un atteggiamento un po' più dialogante. Ma nonostante questo, nonostante le decisioni prese che hanno contribuito alla crescita, quindi una riduzione della produzione, ha contribuito ad una crescita del prezzo, non certo perché è aumentata la domanda, ma qui si è ridotta l'offerta, ma allo stesso tempo c'è un problema che è legato al rispetto delle quote. Non solo Nigeria e Iraq, che lo abbiamo detto, sono stati sempre un po' distratti rispetto alle quote, hanno mostrato una sorta di continua indisciplina, anche se la situazione sembra migliorata, soprattutto per quanto riguarda l'Iraq. È la stessa Energy Information Administration che ha riscontrato nel mese di luglio una produzione più elevata rispetto al previsto da parte proprio degli Emirati Arabi Uniti. Questo è un aspetto che deve far riflettere, perché
fondamentalmente alcuni paesi hanno prodotto più, cioè non hanno rispettato le quote che avevano immaginato e avevano assicurato di rispettare. Tutto questo la dice lunga chiaramente sul clima che si respira all'interno dell'OPEC, anche se c'è un atteggiamento decisamente, sicuramente più dialogante. Che dire, dal punto io la chiuderei qui su petrolio, anche perché ci sarebbe davvero, davvero da dire tanto. Io sto continuando a monitorare, come dicevo prima, i livelli, questi supporti, questo supporto importante in area 36, 35, 36, ed è chiaro che dati gli scenari, gli ultimi scenari che ho indicato e ho esternato all'inizio del mio ragionamento, il prezzo può essere di nuovo, può riagganciare questi livelli che abbiamo verificato, monitorato e controllato durante tutto questo lungo percorso, questo lungo trading range che guarda al rialzo, e quindi può essere nuovamente possono essere ripresi questi prezzi, quindi 42, 43, questa è una resistenza molto molto importante. Il problema, lo ripeto, l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le SAF, è un problema relativo ad una domanda che ancora non riesce a partire. E date le situazioni, data anche i report e le uscite, le dichiarazioni dell'OPEC e anche del ministro dell'energia russo e non solo, abbiamo parlato di British Petroleum, beh, questa situazione, insomma, sembra che al momento non cambi, a meno che dal punto di vista del prezzo non si possono, potrebbero verificarsi, quindi si può porre maggiore attenzione proprio rispetto al fatto che c'è un incontro dell'OPEC Plus e questo può generare anche delle oscillazioni sul prezzo, a seconda di quello che poi decideranno. Stabiliranno. Questo per quanto riguarda il petrolio. Passiamo adesso al natural gas, che è un'altra materia prima che stiamo monitorando, abbiamo monitorato ormai già da tempo e siamo nuovamente, abbiamo testato, avevamo detto di porre attenzione alle posizioni long e quindi questo grande entusiasmo che è partito fondamentalmente dalla rottura di questa resistenza in area 2 dollari per milioni di British Thermal Unit, c'erano delle ragioni che poi andremo nuovamente ad indicare che hanno portato il prezzo ai livelli intorno ai 2,7 dollari, un livello decisamente importante. Abbiamo posto l'attenzione su questo primo supporto in area 2,4 e avevamo anche individuato e immaginato di monitorare questa resistenza a 2,2 e questa resistenza, scusate, questo supporto a 2,2, questo supporto continua ad essere l'ambito continua a essere testato e se non dovesse essere rotto al ribasso possiamo immaginare o l'inizio di un nuovo trading range perimetrato tra i 2,2 e i 2,3,70 oppure una rottura al ribasso può far proiettare il prezzo di nuovo in quest'area intorno ai 2,1, ma ci sono delle ragioni. Allora, come monitorato negli ultimi giorni e come sostenuto ad esempio da Bespoke Water Service, che è un sito molto molto interessante, una società americana che si occupa un po' di situazioni relative meteo, petrolio, scusate, gas e quant'altro, insieme ad esempio a Net Gas Water, sono tutti siti, tutti elementi, tutti input che io vado a monitorare, che sono fondamentali, insieme alla situazione rispetto allo stoccaggio, rispetto all'export, rispetto chiaramente anche ai consumi di energia elettrica, sono tutti elementi che influiscono sulle oscillazioni. Beh, lo stoccaggio è, lo diceva proprio, lo metteva in evidenza anche Bespoke Water Service, lo stoccaggio è arrivato a toccare livelli abbastanza importanti, livelli record, e
continuamente crescenti. Si è passati, questo chiaramente ha fatto, è stato un elemento che ha fatto anche abbassare i prezzi, così come le temperature più miti, più basse, hanno influito su una minore richiesta di natural gas. Ricordo che molte famiglie, soprattutto chiaramente parliamo dell'America, richiedono natural gas per i condizionatori, i climatizzatori e quindi per tutto quello che riguarda, soprattutto questo accade soprattutto d'estate, una maggiore richiesta di natural gas. Cosa sta accadendo? Le scorte sono aumentate da 35 milioni di piedi cubi, un piede cubo, lo ricordo, è equivale a 28,3 litri, a si passa dai 35 ai 68-70 con il dato aggiornato da lei, siamo intorno ai 70, il dato del 10 di settembre, poi ci sono altri dati che devo andare a monitorare, però c'è stata questa tendenza verso la crescita dello stoccaggio del natural gas. Il prezzo, quindi, abbiamo visto, è sceso prepotentemente già da tempo, l'abbiamo visto già dal mese di novembre lo scorso anno, ha toccato gli 1,68 dollari per milione di British Thermal Unit, è risalito arrivando fino ai 2,7 per superando appunto questa resistenza in area 2 per determinati fattori, come ad esempio aumento dei consumi elettrici. Avevamo monitorato anche una maggiore richiesta di gas naturale liquefatto che ha fatto sì che il prezzo crescesse. Abbiamo parlato dell'aumento delle temperature in America, abbiamo parlato anche del problema relativo agli uragani, abbiamo parlato dell'uragano Laura, dell'uragano Sally, che ha destato certamente preoccupazioni ed ha impattato anche, abbiamo detto all'inizio del mio ragionamento, ho fatto riferimento a un 28% di output in meno. Beh, tutto questo ha generato una euforia sul natural gas, un aumento dei consumi elettrici, quindi una maggiore richiesta. Quindi la cautela che avevamo, anche perché si era spinto molto, che avevamo suggerito sul natural gas, è stata il mio suggerimento è stato abbastanza lungimirante, perché c'erano degli elementi che preannunciavano, ecco, davano l'idea che si era arrivata ad un livello molto molto importante, e poi c'erano questa serie di elementi pubblicati, esternati proprio da queste società, questi siti che puntualmente vado a monitorare, a verificare, così come un utile osservazione e monitoraggio sono i dati del Colt Report. Sono in attesa, devo leggere i nuovi dati, quello che accadrà. È chiaro che si fa sempre riferimento alle posizioni della settimana precedente, però danno anche un'indicazione sull'oscillazione dei prezzi e su dove i prezzi possono andare a, sui livelli che i prezzi possono andare a testare. Quindi, per farla breve, sul natural gas, questi sono i livelli che io sto personalmente monitorando, e sicuramente un problema relativo allo stoccaggio è un problema che può far pressione sui prezzi. E le temperature, chiaramente più miti in ribasso, possono e stanno generando una diminuzione del prezzo, e quindi hanno dato un po' il freno alle posizioni long. Ora io mi fermerei sulle materie prime energetiche, guardiamo sempre costantemente petrolio e natural gas, passiamo all'oro. Beh, sull'oro c'è sempre questo triangolo, se vogliamo, anche questo io avevo immaginato un rettangolo che si prefigurasse, si delineasse, perimetrato tra i 2 e i 1900 dollari l'oncia. C'è una situazione di forte, diciamo,
ridimensionamento della pressione dei prezzi per determinate ragioni. Abbiamo anche monitorato il supporto e abbiamo suggerito di monitorare il supporto in area 1900 dollari l'oncio, un livello molto molto importante, però ecco, io sono andato a vedere un po' il grafico a ritroso e ho notato che in realtà c'erano già delle indicazioni. In realtà l'oro, che è cresciuto in maniera importante negli ultimi tempi, abbiamo raccontato cosa ci diceva il World Gold Council, ad esempio, per quanto riguarda la richiesta di l'acquisto di ETF con sottostante oro, così come è accaduto sull'argento. Abbiamo detto e specificato le politiche, gli atteggiamenti della Fed e non solo, le banche centrali. Ne ho parlato anche dei treasury americani. Abbiamo fatto anche riferimento, ad esempio, a quello che è accaduto. Non solo ieri ci sono state delle indicazioni molto molto importanti, ma a Jackson Hole cosa è accaduto? È accaduto che quello che a me personalmente ha colpito, e l'ho detto in più occasioni, è l'idea di, si è palesato questo obiettivo del 2% del livello di inflazione, che è diventato un numero, praticamente è diventato una media. Quindi ci sono state delle indicazioni molto molto precise che la dicono lunga anche sugli aspetti del lungo periodo, cioè sugli scenari per il medio lungo periodo rispetto ad oro e argento, così come può accadere su altre materie prime, come ad esempio sul rame. Cosa ho fatto? Ho visto un po' a ritroso il grafico dell'oro e mi sono reso conto che fondamentalmente la crescita latente dell'oro è iniziata a partire dal 2018, la metà 2018, e in realtà lo stesso World Gold Council stava evidenziando degli strani movimenti che c'erano da parte delle banche centrali. Ho fatto riferimento in alcuni articoli e anche nelle mie analisi, nei miei webinar qui su Webbroker, ho fatto riferimento al grande quantitativo del rientro, ad esempio, di tonnellate, centinaia di tonnellate dall'Inghilterra verso la Polonia. Ho parlato delle notizie che giungevano dalla Magyar Nemzeti Bank, che è la banca centrale ungherese, che proprio nel 2018 acquista ben 30 tonnellate d'oro, fece notizia, così come fece notizia la Germania, che in quel periodo ha fatto rientrare circa 300 tonnellate d'oro da New York ed altre 300 dal resto dell'Europa, così come ha fatto notizia il valzer degli acquisti da parte della Russia, che poi si è fermata, che ha incrementato nel 2019 più di 105 tonnellate di oro, così come la Cina, che nello stesso periodo di riferimento ha aumentato le riserve per oltre 106 tonnellate. Perché dico questo? Dico questo perché le banche centrali hanno iniziato a muoversi da tanto tanto tempo rispetto a quello che sta accadendo graficamente, che noi vediamo graficamente. È chiaro che è un discorso differente. Qui, insomma, si parla di oro fisico, si parla di geopolitica, si parla di interessi interni al paese, però il World Gold Council poneva attenzione rispetto a queste situazioni che si stavano verificando. Cosa dire? È chiaro che in questo periodo storico, a me piace sempre ricordare, l'ho scritto anche in un mio articolo sull'oro, piace sempre ricordare il famoso film diretto ed interpretato da Charlie Chaplin, La febbre dell'oro, che metteva in evidenza anche un aspetto sociale, la voglia di rivalsa. Insomma, questa situazione mi ha fatto ricordare un po' anche quel film e quel periodo storico, riferito ad un determinato periodo storico. Oggi siamo in un contesto completamente diverso,
chiaro che la crescita è dovuta a quella serie di elementi, a quel mix di elementi che abbiamo sempre sottolineato, la crescita è anche dovuta per aspetti geopolitici. Ricordiamo quello che è accaduto e che sta accadendo tra Stati Uniti e Cina, ricordiamo anche l'elemento fondamentale, storico, che sarà ricordato in tutti i libri di storia, cioè il fattore pandemia, il fattore Covid, quindi loro che è visto sempre come bene rifugio, anche se le ragioni della crescita del prezzo vanno un po' al di là di questo aspetto, che comunque fa parte, caratterizza un po' la storia dell'oro. Dal punto di vista grafico non sta accadendo nulla, c'è una fase di attesa e soprattutto il livello dei 1900, se rotto al ribasso, può andare ad intercettare i 1860 o addirittura anche i 1800. Chiaro che da qui si possono immaginare delle ripartenze, però se non dovesse essere rotto questo supporto, è chiaro che la rottura al rialzo dei 2000, come dicevo all'inizio del mio ragionamento sull'oro, può andare a far intercettare i famosi territori inesplorati sull'oro. Molti hanno immaginato un oro a $3,000 l'oncia da qui a 18 mesi, insomma. Io non riesco a sbilanciarmi e a dare un target, un'area ben precisa, però è chiaro che per le ragioni che stiamo monitorando e stiamo raccontando da tempo, per queste ragioni io vedo, come ho sempre detto, nel medio lungo periodo una crescita del prezzo sia dell'oro che dell'argento, a meno che non ci siano dei cambiamenti repentini di scenari che possono far ripiombare i prezzi su dei livelli che, insomma, abbiamo almeno come primi supporti che abbiamo indicato. Ho paragonato l'oro e l'argento a due treni in corsa, e anche qui è stato abbastanza lungimirante il mio ragionamento. Io cosa ho detto in quel famoso articolo? Ho detto che famoso nel senso, non perché lo ricordo spesso, ecco, mi piace ricordarlo, e ringrazio, però attenzione, ringrazio tutte le attestazioni di stima, i complimenti che molti di voi mi hanno scritto sulla pagina in privato, sulla pagina Facebook. Io ne sono davvero onorato e questo per me è un grande stimolo per focalizzare sempre di più l'attenzione, la concentrazione, lo studio e l'approfondimento che mi consentono poi di fare questi ragionamenti. Quindi ho raccontato, paragonato l'oro e l'argento a due treni in corsa in attesa di fermate, queste sono le fermate, per poter far salire nuovi passeggeri e poter immaginare di continuare questo percorso in salita. Ho voluto dare questa idea, rendere questa immagine, questa fotografia, per far capire cosa? Che la mia idea sull'oro è sicuramente, così come sull'argento, nel medio lungo periodo di continua crescita rispetto al prezzo. Da registrare inoltre, anche qui un aspetto importante, mi sono state poste tante domande rispetto al discorso relativo alla stagionalità dell'oro. C'è chiaramente un ragionamento riguardo alla stagionalità dell'oro e ricordo che nel mese di novembre, ad esempio, cosa accade? Accade anche questo aspetto mi piace ricordare, accade una cosa importante, c'è una festa importante, qui si fa riferimento all'oro fisico, chiaramente, sembra che siano in arrivo in India circa 35 tonnellate di oro in più rispetto all'anno scorso, perché c'è una festa importante, ci si avvicina ad un periodo molto importante nel mese di novembre, c'è la famosa festa del Diwali, che è una sorta di Natale indiano, una
festa dedicata alla luce che ha un significato spirituale molto molto importante. Beh, in quell'occasione l'India fa una grande richiesta d'oro. Per quanto riguarda la stagionalità dell'oro, e chiudo sull'oro altrimenti rischierei di continuare fino a notte fonda, c'è il famoso studio, un interessante studio di un professore universitario, un docente universitario australiano, Dirk Bauer, questo abbiamo detto già in più occasioni, che parla proprio di effetto autunnale dell'oro. Per quanto riguarda l'argento, e quindi chiudiamo sull'oro, per quanto riguarda l'argento, qui ci troviamo di fronte ad un grafico che è simile all'oro. Cosa sta accadendo? Anche qui si è formato questa sorta di triangolo importante, c'è un ridimensionamento delle oscillazioni del prezzo. Abbiamo individuato questo primo supporto in area 26 dollari per oncia, è un livello importante di resistenza che, se superato in area 30, può dar vita ad ulteriori fasi long. L'argento è importante rispetto all'oro per una ragione, lo abbiamo sempre ricordato, il 60% estratto viene richiesto da settori industriali molto molto specifici, sono molto importanti i report, le relazioni del Silver Institute, per fare un esempio. Abbiamo anche visto quello che è accaduto all'interno delle miniere ubicate, ad esempio quelle del rame lungo la cordiera delle Ande, ma anche c'è anche argento, è quello che è accaduto in alcune miniere del Messico. Abbiamo anche raccontato quello che sta accadendo alle aziende aurifere, alle aziende di estrazione che si dedicano all'estrazione dell'argento dal punto di vista grafico. Io sono andato a vedere, ad esempio, l'azienda Fresnillo, che si trova in Messico, che ha praticamente effettuato un percorso in salita molto molto, quindi di crescita molto molto interessante. L'argento è chiaramente molto molto correlato all'oro, abbiamo sempre detto, anche se segue delle dinamiche differenti. Anche qui importante andare ad osservare il livello del dollaro, molto molto importante, e allo stesso tempo abbiamo detto che la stessa interruzione di alcune aziende estrattive, anche questo aspetto ha generato un aumento, se vogliamo, un aumento del prezzo, senza dimenticare l'aspetto industriale. Abbiamo detto sempre che, faccio sempre questo riferimento, il Silver Institute che ha raccontato in uno dei suoi ultimi report commissionati dell'importanza del fotovoltaico da qui al 2025, e quindi sul fotovoltaico, così come su altri comparti come ad esempio la tecnologia, ci sarà una continua richiesta di argento. Ecco, dal punto di vista grafico io continuerei, innanzitutto continuiamo sempre a monitorare anche il rapporto tra oro e argento. Abbiamo parlato del famoso ratio tra oro e argento, che è un rapporto che attualmente si è ridotto drasticamente rispetto ai 125 testati nel mese di marzo, per le ragioni che avevamo evidenziato dopo questo crollo che c'è stato nel mese di marzo. Lì le borse erano repentinamente crollate, e quindi molte posizioni dell'oro hanno dovuto supportare non solo le perdite, ma anche quindi ci sono state delle vendite, e quindi anche c'è stato il crollo dell'oro, così come dell'argento, quindi tutto il discorso relativo ai margin call, ma l'abbiamo già detto. Quindi il rapporto, che è in area 70-72, sta pian piano, è in una situazione maggiore equilibrio. E cosa sta ad indicare? Che il numero che stiamo leggendo, che oscilla tra i 70 e i 72, sta ad indicare che ci vogliono
detto in parole povere, 72 once d'argento per acquistare un'oncia d'oro. Quindi il livello è sceso fortunatamente, e quindi questo racconta anche un po' il recupero dell'argento rispetto all'oro. Quindi, premesso che le dinamiche sono differenti, c'è questa, chiaramente, questa correlazione. Anche qui questo triangolo è importante, anche qui avevo immaginato la possibilità della formazione di un trading range, l'ho anche scritto, perimetrato tra i 26 e i 30 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il rame, sul rame cosa sta accadendo? Il rame ha performato in maniera abbastanza decisa e da un anno a questa parte è molto molto importante dal punto di vista industriale. La richiesta da parte della Cina è tanta, più del 50% del rame estratto viene richiesto dalla Cina, quindi una economia che sta crescendo, che continua a crescere, al netto chiaramente di quello che sta accadendo, che è accaduto durante la pandemia, che comunque, attenzione, ha condizionato molto anche il rame. Le aziende ubicate lungo la zona della cordigliera delle Ande, abbiamo raccontato un po' della storia della Codelco, la storia della miniera Escondida, abbiamo detto che circa 5 milioni di tonnellate vengono estratte in Cile. Beh, in periodo Covid, in periodo pandemia, molte aziende estrattive, lo riporta anche, ci sono degli articoli molto interessanti scritti da The Northern Miner, che è un quotidiano, un giornale che viene storico, viene pubblicato in Canada, che mette un po' in luce la situazione, quello che stanno vivendo le miniere, e c'è stata quindi questa grande crescita del rame. Un grafico, l'abbiamo detto, esemplare, perfetto, pulito. Oggi il rame è perimetrato all'interno di questo trading range. Anche qui avevamo suggerito di porre attenzione, perché il livello dei 3 dollari poteva essere, ed è stato così, un livello di stop, ecco, una resistenza importante. Abbiamo anche ricordato di porre attenzione alla possibilità di un trading range, appunto, perimetrato tra i 3 dollari e i 2,8 dollari, così è accaduto. Questo sta accadendo, c'è una situazione di riflessione, mettiamola così, c'è una ripresa da parte delle aziende estrattive, c'è anche una maggiore, appunto, richiesta del rame. Abbiamo fatto anche riferimento a quello che sta accadendo in relazione alle mascherine per la protezione dal virus. Ci sono alcune aziende in Cile che le stanno producendo, le stanno distribuendo con fibra di rame, quindi questo è anche un aspetto interessante. Da cosa potrà accadere in realtà il rame, l'interesse del rame dal punto di vista medico-scientifico risale in realtà dai tempi di Ippocrate, se vogliamo. Però questo interesse da parte delle aziende farmaceutiche delle aziende biotecnologiche, biomedicali, la dice anche questo aspetto, la dice lunga sulla possibilità di una ulteriore crescita del prezzo di questa importante materia prima. È un completo ritorno ad una vita, ad una quotidianità più o meno normale rispetto a quello che noi conosciamo, rispetto alla normalità che noi conosciamo. Quindi questa completa fuoriuscita da una sorta di vita sospesa può sicuramente implementare la crescita del prezzo del rame. Io monitorerei questo livello, i 2,8, che è un livello importante, che se superato al ribasso, più che 2,8, ecco, lo individuerei qui, scusate, 2,850, 2,860, questo è un livello importante. Se scende da questo livello può ritracciare, ci possono essere dei ritracciamenti, delle leggere accelerazioni, però questo sempre chiaramente può accadere nel breve, a mio avviso, proprio perché ci sono determinati report che mettono in luce questo aspetto. Lo stesso discorso possiamo dire sul palladio. Anche il palladio
cresciuto, si trova all'interno, sarò molto breve sul Pallario perché mi sono arrivate delle domande. Sarei cauto chiaramente sul Pallario perché è molto illiquido, ci possono essere delle oscillazioni importanti, è una materia prima che io monitoro per cultura, per curiosità, però cerco sempre di stare un po', di porre attenzione proprio per delle oscillazioni, perché è considerata una materia prima dal punto di vista dei mercati molto poco liquida. È perimetrato graficamente all'interno di un supporto in area 2000, diciamo intorno ai 2000 e diciamo 2002, diciamo, può essere un supporto importante, anche se c'è un trading range importante, più grande, che va tra i 2047 e i 2400 dollari l'oncia. La rottura di questi livelli può dar luce ad ulteriori acquisti o vendite. Il Pallario, lo ricordo, è una materia prima molto molto richiesta, soprattutto in Cina, per quanto riguarda il discorso delle marmitte catalitiche, l'abbiamo detto già in più occasioni, per la riduzione delle emissioni di gas in atmosfera. Quindi abbiamo parlato anche della ipotesi di una bolla speculativa sul Pallario che lo ha fatto crescere in maniera davvero davvero repentina, è arrivato addirittura a 2.800 dollari l'oncia. Insomma, è una materia prima senza dubbio interessantissima dal punto di vista industriale, però ecco, io porrei molta molta attenzione sulle sue eventuali posizioni da prendere. Chiudo un attimino con mais e soia. Il mais, proprio di recente, c'è stata una crescita importante dopo questi minimi attestati che hanno destato preoccupazione da parte di molti operatori. C'è stato il famoso rapporto WASD che è pubblicato mensilmente, come di consueto, dal Dipartimento dell'Agricoltura americano. Il rapporto cosa dice? Indica una produzione di mais a 14,9 miliardi di bushel in diminuzione rispetto di circa 378 milioni rispetto al mese scorso. Questo rende l'idea della situazione che sta vivendo il corn, il mais. Quindi rispetto a anche a causa di una resa, di una previsione di resa inferiore, quindi di una diminuzione dell'area raccolta. Questo si legge un po' sul rapporto WASD, lo si legge anche dalle tabelle che il rapporto indica. Io di recente ho messo in video la tabella pubblicata dal precedente rapporto WASD rispetto alla soia. Altro aspetto, poi organizzeremo, l'abbiamo detto, ma lo faremo, un webinar specifico anche sulla lettura di queste tabelle, sulla lettura del rapporto WASD, quantomeno sui dati, sugli elementi principali che possono mettere in luce, possono dare un focus specifico rispetto alle posizioni da prendere, senza dimenticare anche di dare sempre anche un'occhiata, che so, al cotto oppure alla situazione legata al clima. Altro aspetto è legato, per quanto riguarda il mais, al discorso relativo alle esportazioni, che sono in aumento di circa 100 milioni di bushel rispetto al mese scorso. Inoltre, un'offerta in calo ha fatto sì diminuire le scorte pari a circa, se non erro, 253 milioni di bushel rispetto al mese scorso. Beh, tutte queste notizie, tutti questi elementi associati al discorso Cina hanno fatto salire il prezzo a questo livello importante, un livello pre-pandemia. Siamo intorno ai 370 centesimi di dollaro per bushel, eravamo scesi addirittura in area 300, in area 320, un supporto molto molto particolare che era stato testato, era il minimo di agosto e di settembre del 2016. Io continuerei a monitorare dal punto di vista grafico questo supporto, che si è trasformato adesso in supporto, ma che prima era una resistenza, in area 360 centesimi di dollaro per bushel. Altro fattore, ecco, che bisogna considerare, appunto, la Cina. Perché la Cina? Perché il clima in Cina
ha influito sui raccolti sia di mais che di soia, e quindi questo ha generato un aumento della richiesta, quindi delle importazioni da parte di specifiche materie prime dagli USA, senza dimenticare l'aspetto legato alle decisioni, agli accordi commerciali della fase 1. Quindi questo aumento delle importazioni ha generato anche tutto questo, ha generato anche una crescita del prezzo, che addirittura, se dovesse rompere questi livelli importanti, in realtà i 370 rappresentavano già una resistenza importante da monitorare, beh, in questo caso il prezzo può essere calamitato ulteriormente in area 380. Attenzione a questo supporto che in realtà era una vecchia resistenza in area 360 centesimi di dollaro per bushel. Queste sono le ragioni, le motivazioni principali della crescita del prezzo del mais. Qui ci troviamo di fronte ad un grafico davvero, davvero interessante, una crescita davvero poderosa. Sulla soia, che dire, io invito, rischierei di dilungarmi tantissimo, ma invito a leggere il mio ultimo articolo che è pubblicato sul blog di iBroker ed è stato anche pubblicato da Investing. Ha riscosso anche un discreto successo perché, insomma, sono state tante le attestazioni di stima e di apprezzamento rispetto a quello che ho approfondito rispetto alla soia. Ho anche, come dire, simpaticamente scritto iniziato con un titolo ricordando una famosa canzone di Califano, l'ho intitolato tutto il resto è soia. Perché? Perché rispetto alle tante materie prime che pur stanno dando dei segnali importanti, beh, la crescita poderosa della soia, una performance importante che ha fatto ricordare addirittura, io sono andato a ritroso, sono andato a leggere un po' di storia sulla soia, ha fatto addirittura ricordare la performance del 1980, quando la soia in pochi mesi rimbalza dai 570 ai 980 centesimi di dollaro per bushel, quindi questo in pochi mesi. Ho fatto anche riferimento alla Manciuria, che è il territorio della Cina, dove praticamente è iniziato il percorso della soia, che ha lambito ed è arrivata praticamente lungo tutti i territori del vecchio continente grazie ai gesuiti. Questo chiaramente è un aspetto storico. Ho fatto anche riferimento al COT, anche il COT report dava delle indicazioni precise sull'approccio da parte, ad esempio, dei non commercial sulla posizione che avevano rispetto a questa, sulle posizioni che avevano rispetto a questa materia prima. Ho fatto riferimento a tanti elementi, ma soprattutto il rapporto WASDE, ecco, sempre lì ritorniamo, che è stato pubblicato proprio di recente, ha dato delle indicazioni molto 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 precise. Ho indicato anche dei livelli, il superamento dei 1000 dollari per centesimi di dollaro per bushel poteva far riagganciare il prezzo ad un livello importante in area 1070, quindi circa questi sono dollari, quindi circa 1070 centesimi di dollaro per bushel, che sono dei livelli, se andiamo a ritroso, molto 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 antichi e storici, parliamo addirittura del 2018, cioè sono dei livelli che non si vedevano sulla soia da davvero davvero da tanto tanto tempo. Quindi c'è stata una richiesta importante da parte soprattutto della Cina rispetto a questa materia prima, che in realtà già aveva fatto richiesta dal Brasile. E questo la dice molto lunga sull'aspetto legato al discorso della
dell'energia e dell'approvvigionamento degli alimenti da parte della Cina. Dal punto di vista grafico, quindi, questi sono un livello importante da monitorare, e questo supporto, che era in realtà una vecchia resistenza, sempre del 2020, di inizio anno. Parliamo di un supporto, un primo supporto in area 986 centesimi dollaro per Bushel, e l'interrogativo è questo, che io lascio sempre un po' a tutti. Il presidente Trump potrà far fede, potrà contare sul voto degli agricoltori? Beh, ci sono stati degli atteggiamenti da parte del governo americano che in alcune occasioni sono andati proprio a supportare, ad esempio, anche gli stessi produttori di soia. Quindi questo è un aspetto importante che pone l'accento e pone molti dubbi sull'idea di come come volgeranno al termine le elezioni presidenziali del mese di novembre negli Stati Uniti. Il livello quindi da monitorare, l'abbiamo detto, poderosa, incredibile, enorme richiesta da parte della Cina, e chiaramente io, ripeto, invito fortemente a leggere l'articolo. Perché? Perché lì nell'articolo avete modo di approfondire con grande completezza tutto quello che è accaduto di recente proprio sulla soia, e non solo. Vedete anche quello che è accaduto e quello che sta accadendo rispetto al grano, che aveva anche il grano testato dei minimi molto molto importanti. Anche qui c'è una differente situazione tra quello che è accaduto, che sta accadendo negli Stati Uniti, e quello che sta accadendo, ad esempio, in Europa. Il rapporto WASDE ha dato delle indicazioni molto molto precise. Sul grano io monitorerei, scusate, questo livello in area 550-554 centesimi d'oro per bushel. Questo è un livello molto importante di resistenza, chiaramente stiamo parlando di resistenza, e il livello di supporto è il medesimo, quello che avevamo indicato già la scorsa volta, 530 centesimi d'oro per bushel, che rappresentava, è diventato un supporto che fondamentalmente era una vecchia resistenza. Quindi io l'invito che faccio è sempre quello di andare a monitorare e a leggere i report del Dipartimento dell'Agricoltura americano, di andare a monitorare i livelli di export, andare a monitorare quello che accade, la richiesta da parte della Cina, senza dimenticare l'importante accordo commerciale che continuerà a fare acquistare materie prime agricole dalla Cina rispetto in partenza dagli Stati Uniti. Quindi questi sono aspetti che assolutamente non dobbiamo sottovalutare. Questo è quanto, almeno per oggi, e io ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, E Giuseppe.